In sostanza potremmo dire che la democrazia, come è stata sperimentata nel moderno, in tutte le sue declinazioni differenti, ha sempre avuto come proprio presupposto ineludibile la sovranità nazionale. Più precisamente, la democrazia nella modernità ha sempre abitato gli spazi precisi dello Stato sovrano nazionale. Non si registrano nella modernità esperienze di democrazia poste al di là della forma Stato, poste al di là della sovranità nazionale. Proprio come nella Grecia classica, la pur perfettibile democrazia esistette sempre, nell'ambito della polis classica e mai al di là della sua dimensione. Questo è già un primo segnale sul quale varrebbe la pena richiamare l'attenzione. Può esistere la democrazia al di fuori della sovranità nazionale? Può esistere la democrazia nell'ambito di quella che chiamerò, la figura dominante delle anime belle del globalismo, i quali teorizzano a piè sospinto l'idea di una global democracy? Può esistere una democrazia globale? O non è questo un concetto che reca in se stesso la propria negazione? In effetti, se ci pensiamo, la democrazia, ma più in generale la politica, ha sempre come propria specificità il fatto che si occupa e si svolge in territori precisi, in territori collocati geograficamente, circoscritti da confini. Giova a questo riguardo richiamare la politica aristotelica, ove si precisa chiarissimamente che tra i fondamenti della vita associata nella polis vi è quello che lo Stagirita definisce senza perifrasi oros, il confine. Il confine che è inteso nella politica aristotelica secondo una sintesi virtuosa di materialità e immaterialità. Il confine è il confine materiale che perimetra lo spazio della polis e tratteggia una differenza fra chi è cittadino e chi non lo è. E al tempo stesso il confine inteso in senso metafisico, se vogliamo dire così, come bastione valoriale di riferimento, che è quello in forza del quale la polis deve essere centrata sulla figura della giusta misura. La polis ideale, così Aristotele risponde al maestro Platone, è la polis al cui interno non vi sono né troppi cittadini né troppo pochi, in cui non vi sono cittadini né troppo ricchi né troppo poveri, le cui dimensioni della polis non sono né eccessivamente grandi né eccessivamente piccole. Cioè è in qualche modo la polis una politicizzazione attuata del concetto etico di mesotes, di giusta misura. Ecco l'importanza allora del metron, della giusta misura, del confine che si determina anche materialmente come confine specifico che perimetra uno spazio.